Comunale presente Antonio Daniello. Antonio, innanzitutto cosa vuoi esprimere a questi lavoratori che hanno paura del loro futuro, le loro famiglie, no? Sì, sicuramente un messaggio di vicinanza e di solidarietà, semplicemente questo, anzi sono venuto qui ad ascoltare, a capire meglio qual è il problema, a esprimere una vicinanza ed esprimere chiaramente solidarietà a queste 13 persone che rischiano il posto di lavoro. La questione mi sembra abbastanza intricata, visto anche l'intervento del signor Perfetto. E approfondiamo in questi momenti e cerchiamo però poi di capire. L'unica cosa è certa che ci sono 13 persone, certo, che perdono il posto, certo, di lavoro, certo, qui a Piano di Sorrento, certo, quindi in realtà cosa, che riguarda la cittadinanza. È una cosa che riguarda tutta la città e dovrebbe riguardare tutta la classe dirigente, la politica del paese, perché non si può far finta che è una cosa sporadica e confinata soltanto ai 13 lavoratori.